ospite collegato via Skype, do il benvenuto alla professoressa Maria Grazia Bartolini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che è Grazie a voi per docente l'invito. dell'Università di Milano, esperta di slavistica. E allora, proviamo a ragionare subito. Ormai sono 2 settimane che è iniziata l'invasione della Russia in Ucraina. Nelle prime fasi c'è stato uno shock, un'incredulità. In realtà, era prevedibile, si poteva pensare che si sarebbe arrivati ad un'invasione di tipo militare. Dunque, questo conflitto, questa guerra non nasce certamente dal nulla. Negli ultimi 8 anni, a partire dal 2013, c'è stato un forte deterioramento nei rapporti tra i due paesi, tra Russia ed Ucraina. Direi che tutto comincia nel 2013, quando il tentativo del presidente filorusso Viktor Yanukovych, di trasformare l'Ucraina in una dittatura simile a quella putiniana provoca una vera e propria rivoluzione che in Italia è nota con il nome di Euromaidan. Perché i manifestanti inizialmente chiedevano una maggiore integrazione nell'Unione Europea. In risposta a questi eventi, nella primavera del 2014, la Russia invade la Crimea prima e poi le regioni orientali di Donetsk e di Lugansk, trasformando l'opposizione delle aree che supportavano Yanukovych, in vere e proprie repubbliche secessioniste, che vengono organizzate dai servizi segreti della Federazione Russa. Se da un lato, questi ultimi 8 anni di guerra ibrida dell'Ucraina contro Mosca, hanno in un certo senso preparato il paese all'eventualità di un conflitto armato su larga scala con la Russia, dall'altro a me sembra che la guerra a cui assistiamo oggi non sia stata propriamente annunciata. Innanzitutto non c'è stata una vera e propria dichiarazione di guerra. E poi l'annessione della Crimea nel 2014 era stata preceduta da una capillare e sistematica campagna propagandistica. Agli russi di destra si era detto che gli ucraini erano gay, cosmopoliti, filo-occidentali, ai russi di sinistra si era raccontato che gli ucraini erano dei pericolosissimi nazisti. In questo caso, questo tipo di preparazione dell'opinione pubblica all'eventualità di un conflitto su larga scala, con l'Ucraina non c'è stata in Russia. Ad esempio, i sondaggi del Centro Levada, che di solito sono abbastanza attendibili, mostravano prima del 24 febbraio una percentuale molto bassa della popolazione russa in favore di una guerra contro l'Ucraina. E tutto fa pensare che Putin avesse in mente un'operazione di breve durata, basata appunto sul principio del colpisce e terrorizza, shock and awe. Ma questa risposta invece dell'Ucraina, perché anche in questo caso si parla di un qualcosa di sorprendente dopo 2 settimane, vedere la resistenza degli ucraini, è legata, è spinta dal senso di identità, dalla forza, dalla voglia di difendere la propria identità, da cos'altro? Quali sono le spinte che danno la forza alla resistenza ucraina? Dunque, questa resistenza del popolo ucraino ha stupito molti, però devo dire che chi conosce e studia la storia di questo popolo non è per niente stupito. Io per prima non mi sono affatto sorpresa di fronte a questa reazione e che mi aspettavo. Infatti, quando ancora l'eventualità di una guerra era soltanto un'eventualità e alcuni mi chiedevano che cosa avrebbe effettivamente fatto Putin, io spesso rispondevo che mi sembrava piuttosto improbabile lo scatenamento appunto di un conflitto su larga scala perché gli ucraini avrebbero reagito e non solo nella capitale Kiev, ma come poi si è dimostrato vero anche nelle grandi città russofone dell'est. Ora, come al solito, bisogna tornare indietro agli eventi, innanzitutto agli eventi degli ultimi 8 anni che hanno certamente contribuito ad elaborare un senso di appartenenza nazionale basato sulla lotta per la democrazia. E in questi ultimi 8 anni la Russia di Putin è stata concettualizzata come altro, come un modello negativo rispetto al quale costruire la propria identità. E seppure con una forte accelerazione nel corso di questi ultimi 8 anni, questo senso di appartenenza in realtà è andato formandosi negli ultimi 30 anni in cui l'Ucraina è esistita come stato indipendente dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Inoltre non va dimenticato che un movimento nazionale ucraino nasce all'inizio
all'inizio dell'Ottocento, seguendo una traiettoria che in questo senso è comune ad altre nazioni slave, come i cechi, gli sloveni, di cui oggi nessuno metterebbe in dubbio, in discussione, il diritto ad esistere come nazione indipendente. E va inoltre specificato che forme di statualità o comunque di identità premoderne si possono ritrovare ancora più indietro, ad esempio nel 600 con lo Stato cosacco che prendeva il nome di Etmanato, che esiste dal 1648 fino alla fine del 700, per cui oggi vediamo arrivare a maturazione dei processi che in realtà sono vecchi sostanzialmente di 500 anni. Ecco, sulla figura di Putin, perché si stanno facendo inevitabilmente tantissime analisi, ci sono interpretazioni diverse su come sia cambiato il suo comportamento, si va dalle accuse di voler tornare all'impero, si parla di uno zar, si parla di atteggiamenti che richiamano figure appunto del passato. Lei che idea si è fatta di cosa effettivamente, quali siano effettivamente in questo momento gli obiettivi di Putin? Dunque, effettivamente dopo il suo ritorno al potere nel 2012, la leadership di Putin ha assunto tratti che sono indubbiamente più autocratici e repressivi. Ne sono un esempio la repressione delle proteste di piazza seguite alle elezioni presidenziali del 2012. L'uccisione dell'oppositore politico Boris Nemtsov nel 2015 e in tempi più recenti, prima l'avvelenamento e poi l'arresto di Di Navalny, il Navalny. principale leader dell'opposizione. Si dice anche che con il Covid Putin sia diventato molto più isolato e più paranoico, e questo suo scollegamento dalla realtà forse è visibile nel fatto che abbia sottovalutato la resistenza ucraina di cui abbiamo parlato poc'anzi. D'altra parte, a me sembra anche che Putin si stia comportando in una maniera paradossalmente lineare rispetto agli scopi che si è prefissato. Credo che dobbiamo abituarci all'idea che la Russia è entrata ormai da tempo in una fase in cui si comporta da grande potenza. E l'obiettivo di Putin non mi sembra tanto la ricostruzione dell'Unione Sovietica quanto la ricostruzione dell'impero russo, quindi il ritorno ad una situazione pre-1914. E bisogna abituarci all'idea che la Russia appunto si comporta da grande potenza ed è anche pronta ad usare la forza anche indiscriminatamente, come si è visto con appunto gli episodi vergognosi dei bombardamenti sugli ospedali pediatrici per perseguire questi obiettivi. Le faccio un'ultima domanda. Il ruolo dell'Europa, stavamo leggendo poco fa anche il resoconto della prima giornata dell'incontro dei 27, c'è ancora molta cautela sulla richiesta dell'Ucraina di adesione all'Unione Europea? Si pensava magari ad un'accelerazione proprio in chiave legata a questa invasione russa, cosa che non sta avvenendo. L'Europa sta facendo abbastanza, sta ancora riflettendo. Cosa dobbiamo aspettarci? Cosa dovremmo aspettarci dall'Unione Europea? Dunque, l'Europa ha dimostrato almeno per il momento un'unità e una coerenza inaspettate, forse inaspettate anche per lo stesso Putin, la cui visione del mondo contemplava la NATO e l'Unione Europea come istituzioni deboli e sostanzialmente in decadenza. Per cui anche diciamo, a prescindere da quegli iniziali tentennamenti sulla esclusione della Russia dallo SWIFT, mi pare che ci sia stata una notevole compattezza. Che cosa avesse potuto fare di più per prevenire questo conflitto? Io sinceramente non lo so, non mi sento di avere ricette semplici né in questo senso né per cosa si possa fare per arrivare a spegnerlo questo conflitto. Perché naturalmente al momento tanto prevenire il conflitto quanto farlo terminare implica con tutta probabilità accettare delle condizioni, ovvero il riconoscimento internazionale della Crimea, l'indipendenza delle due regioni separatiste nel Donbass che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina. E mi pare che al momento nessuna delle parti in causa sia pronta a fare delle concessioni, per cui a questo riguardo non mi sento di avere appunto delle risposte o delle ricette semplici. Allora, io ringrazio davvero per questa analisi, per averci aiutato ad approfondire la situazione, la professoressa Maria Grazia Bartolini. Buon lavoro, grazie per essere stata con Grazie, noi. grazie a voi.